Deputato Rampelli, ne ha facoltà, prego. Ringrazio Presidente, colleghi deputati, rappresentanti del Governo, Ministro Fraccaro. Abbiamo già discusso, direi in maniera approfondita, delle anomalie procedurali alle quali il Governo e la maggioranza ci hanno sottoposti in queste settimane. Penso che ci sia ormai chiara e netta la sensazione, chiara e netta in quanto oggettiva, della impreparazione e della impresentabilità da un punto di vista del rispetto delle regole democratiche e delle istituzioni, non soltanto le istituzioni parlamentari, da parte dell'attuale maggioranza. Tuttavia, venendo invece alle questioni che ci interessano maggiormente, quelle relative ai contenuti, rimane abbastanza clamorosa, dal mio punto di vista, in una sorta di governo incestuoso dove una sinistra talebana riformata convive con una parte del centrodestra, rimane abbastanza incomprensibile l'assenza dentro questa legge di bilancio di chi avrebbe dovuto rappresentare una sensibilità di centrodestra se non di destra. Io questo lo voglio dire perché ci aiuta nella riflessione, perché mentre è chiaro dove sono ubicate le poste del Movimento 5 Stelle all'interno di questa manovra di bilancio, è chiara la politica dei 7 miliardi e 100 più un miliardo per i centri per l'impiego relativa al reddito di cittadinanza, è chiara la politica assistenzialista, la deriva assistenzialista, è chiara la spesa improduttiva. Sono chiari tutti i classici atavici vizi della sinistra italiana che in quota parte, anzi direi in quota preponderante, hanno contribuito nei decenni alla determinazione anche di un debito pubblico straordinario. Non è chiaro dove sia ubicata quella politica della crescita, dello sviluppo, della libertà d'impresa, dell'abbassamento della pressione fiscale, quella politica di, noi l'avremmo definita, la definiamo di destra sociale e popolare, interclassista, che guarda ai soggetti non garantiti, ai più deboli, ma non per assisterli, per strapparli alla povertà attraverso la produzione di ricchezza, perché questa è la cifra che storicamente viene rappresentata da chi risponde a una categoria di valori e a un progetto complessivo difforme rispetto a quello della sinistra. La sinistra pensa a distribuire o a redistribuire a secondo delle stagioni quel che c'è di disponibile, non si preoccupa di incrementarlo. Vive di demagogia e talvolta per questo compie passi falsi e danneggia le istituzioni. Il centrodestra investe, il centrodestra non discrimina la ricchezza, la vuole quantificare, incrementare e poi redistribuire. È questo passaggio che manca. Il rapporto tra capacità di produrre ricchezza, capacità di produrre crescita e desiderio di redistribuzione, questo apparente conflitto in questo governo, in questa maggioranza, non trova un punto d'equilibrio, perché anche chi dovrebbe rappresentare all'interno del governo il centrodestra si è preoccupato di produrre una nuova redistribuzione. Quello che si intesta in particolare la Lega Nord è la cosiddetta quota 100. Non viene abolita la Fornero, anzi, vengono tagliati gli aumenti sul 58% delle pensioni e quindi viene colpito ancora una volta il ceto medio. Ma si parla sempre anche sulla revisione delle pensioni di redistribuzione, non di aumento della ricchezza e quindi conseguentemente dei dividendi. Non c'è una politica adeguata degli investimenti, non c'è l'applicazione della tassa piatta al 15%, ma neanche al 20%. Viene solo preso a pretesto un piccolo esperimento che riguarda i professionisti e i piccoli imprenditori. Ma questo ovviamente confligge con quella manovra a cui
ci saremmo voluti ispirare, ci saremmo ispirati qualora avessimo fatto parte di un governo con tutto il centrodestra, una manovra trumpiana per dare impulso all'economia, magari anche per contrastare la concorrenza sleale, anche per acquisire soggettività al cospetto internazionale, allora sì, andando a testa alta in Europa, non a chiedere a un'Europa maggiormente virtuosa, almeno nei termini di paragone sul debito pubblico, siamo quasi il fanalino di coda dell'Europa con il nostro 132% di debito pubblico, ma è ovvio che un'Europa che viaggia a una media di 80-90% di debito pubblico, quando vede una manovra finanziaria arrivare con la distribuzione di circa 12 miliardi di euro di mance e mancette, sbatte la porta in faccia a chiunque. Se ci fossimo andati con politiche di abbattimento della pressione fiscale, con l'impulso all'economia, con la crescita, con gli investimenti, con l'infrastrutturazione del Sud, con un progetto serio per Roma Capitale, esattamente come progetti seri per le capitali europee sono stati oggetto di investimenti da parte della Francia, da parte degli Stati nazionali, da parte della Gran Bretagna prima che uscisse dall'Europa, da parte della Spagna, da parte della Germania su Berlino. Non c'è nulla di tutto questo. Ed è questa la ragione. Io voglio essere ancora più preciso e lo faccio rapidamente affinché rimangano agli atti delle cifre che sono incontrovertibili. Abbiamo detto che la spesa per le pensioni, la quota 100, è un problema, rappresenta un problema. Bene, fa passare da 85 a 89 miliardi la spesa. Abbiamo parlato di una proiezione di politiche previdenziali che passa da 96 a 100 miliardi e oltre. Il tetto dei 100 miliardi viene sforato dalle politiche previdenziali nella proiezione futura. L'istruzione scolastica totalizza meno 4 miliardi di euro, da 48 a 44. Lo sapete chi è che paga dazio? La riduzione avviene sui fondi per gli insegnanti di sostegno, 1 miliardo in meno per la scuola primaria, 300 milioni in meno per la scuola secondaria. Ecco chi è che fa i sacrifici. Sulle imprese, riduzione di incentivi fiscali da 18 a 16 miliardi, 4 miliardi in meno. La riduzione del sostegno alla competitività e allo sviluppo da 24,7 a 19,6, meno 5 miliardi. Ecco chi paga la vostra manovra, ecco chi paga il vitalizio di cittadinanza. La riduzione dei rimborsi fiscali ammonta a 4 miliardi, da 73 a 69. Cresce clamorosamente la bolletta verso l'Unione Europea, pagheremo 3 miliardi in più, alla faccia del contenzioso con Bruxelles e di tutti i buoni propositi per ridurre la nostra contribuzione a Bruxelles. La riduzione dei beni culturali e paesaggistici da 2,6 a 1,8 miliardi, meno 800 milioni di euro, anche qui alla faccia del nostro giacimento petrolifero naturale rappresentato dalla cultura e dai beni culturali. Il sostegno alla ricostruzione crolla da 3,2 miliardi a 380 milioni di euro nel 2021. E vale la pena di sollevare le osservazioni, le riflessioni, le critiche da parte in particolare di tutto il centro Italia, ma anche del sud, colpito recentemente da eventi sismici. La riduzione delle spese per la protezione civile si passa da 744 a 391 milioni di euro, meno 400 milioni. La difesa e la sicurezza, a proposito di destra al governo, si va a meno 400 milioni su sicurezza e territorio e difesa. Aumentano le tasse per il volontariato, ci dice Conte che tornerà su questa materia, ma intanto questo è scritto in finanziaria e questo è. Meno 2 miliardi di trasferimenti a Trenitalia che verranno pagati dal Mezzogiorno. La spesa per gli interessi sui titoli pubblici passa da 74 a 82,7 miliardi, più 8,5 miliardi. Le tasse aumentano nel 2019 dello 0,4%, nel 2020 di altro 0,4% per un totale in due anni di 0,8%. E c'è lo sblocco delle tasse locali, che non possiamo prevedere che tipo di ricaduta avrà, ma sarà sicuramente pesante per le imprese, le famiglie, i lavoratori. Nessuna iniziativa per bloccare gli aumenti
sull'aumento indiscriminati delle tariffe, delle utenze, c'è la mancata abolizione delle accise, c'è tutto quello che abbiamo ascoltato sulle clausole di salvaguardia e risparmio di ripeterlo. E dicevo sul reddito di cittadinanza che assorbe una quota importantissima di questa manovra finanziaria, non sappiamo ancora quali saranno i criteri, l'importo cada uno è indefinito, è indefinita la platea di riferimento, non si sa nulla, si parla soltanto di una cifra in astratto, così come il taglio degli investimenti nel 2019 è un altro dato di fatto riscontrato e certificato, vidimato dall'ufficio parlamentare per il bilancio, a cui si deve affiancare allo Stato l'interruzione dei lavori dell'alta velocità sulla tratta Torino-Lione. Non c'è nulla sul Sud. Allora, cari colleghi, queste sono ragioni incontrovertibili che non possono che vederci fortemente critici, anche perché appunto c'è una netta prevalenza di un approccio tardo marxista su questa legge di bilancio. Manca completamente quella parte che avrebbe potuto e dovuto rappresentare davvero la manovra del cambiamento, la manovra del popolo, poi purtroppo ridicolizzata, come avviene spesso nei comportamenti di questo governo, è divenuta la manovra del balcone. Oggi siamo di fronte, ahimè, a una situazione di rischio che ci viene imputata con tutta l'enfasi possibile anche dall'Unione Europea, fermo restando che chi parla, la parte politica che rappresento, non ha alcun problema, anzi condivide il fatto che ci possa e ci debba essere una dialettica aperta per rivedere diverse questioni, diversi trattati, diversi regolamenti, diverse direttive europee. Ma un conto è farlo, un conto è abbaiare alla Luna. Chi abbaia alla Luna solitamente produce l'effetto inverso. E infatti noi ci siamo trovati a 2 mesi a questa parte a vedere un governo che ha mosso lancia in resta verso Bruxelles per fare poi della sua aggressione a Bruxelles una sorta di caporetto. Ci sono stati ampi e circostanziati passi indietro che hanno pagato gli italiani, anche ma non soltanto con lo spread. Oggi è con rammarico che noi comunque ci apprestiamo a criticare fortemente l'impianto strutturale di questa manovra finanziaria. Lo facciamo molto semplicemente con rimpianto, perché abbiamo tutti a cuore le sorti dell'Italia e il Partito Democratico, quando ha avuto la possibilità nei 5 anni precedenti di guidare le sorti dell'Italia, di esprimere i Presidenti del Consiglio e i Consigli dei Ministri, non hanno evidentemente saputo convincere né l'Europa né gli italiani. E i disastri elettorali lo dimostrano, ma purtroppo lo dimostrano anche le cifre del bilancio dello Stato. Ecco, Presidente, colleghi, la ragione per la quale siamo fortemente critici. Ci pare che manchi totalmente una visione, un orizzonte verso cui portare l'Italia. Ci pare che non ci sia un obiettivo strategico. Ci sembra, come hanno già detto molti altri nei nostri dibattiti, che l'unico scopo di questa manovra finanziaria sia rappresentato dall'arrivare presto alle elezioni europee per portare all'incasso chi il reddito di cittadinanza, chi la quota 100. Un sistema redistributivo di una ricchezza che non c'è e che non si rialimenta. È questo il nodo nevralgico. A noi piacerebbe poter dare molto di più al nostro popolo e in special modo alle fasce sociali più deboli. Ci piacerebbe poter fare molto di più per rappresentare gli interessi deboli e diffusi della nostra comunità. Ma sappiamo che la stella polare di questa rinascita, di questo riscatto, non può che passare per la ricetta rappresentata negli anni, anche culturalmente, dal centrodestra. Una ricetta che punti sullo sviluppo, che faccia esattamente quanto necessario per rinfoltire i numeri, far partire la produzione, riuscire attraverso un aumento del PIL a creare quella occupazione che è l'unica vera risposta all'assistenzialismo peloso del sussidio o del vitalizio di cittadinanza. Ecco,
Noi ci saremmo aspettati per queste ragioni molto di più, siamo fortemente delusi dall'operato di questo governo e siamo anche molto perplessi perché non vediamo all'interno di questa manovra nulla che sia ispirato ai valori e ai progetti e al programma elettorale del centrodestra. Grazie.